Salve a tutti amici e benvenuti in questo nuovo video. Oggi voglio rispondere a qualche vostra domanda che mi avete scritto sotto nei commenti. Quindi benvenuti nel mio primo Q&A. Ebbene sì, inauguriamo questa rubrica che ho chiamato Lucask, che può sembrare un dialetto del sud Italia, dove si indica il casco per la motocicletta, Lucasco, però è divertente utilizzare questo hashtag, quindi se avete delle domande che volete sottopormi poi per il prossimo video di Q&A, scrivetemele nei commenti con l'hashtag Lucask, quindi Lucask, che strano nome, sarà una grande stupidaggine. Bene, vediamo un pochino, ho selezionato una serie di ultimi commenti che mi avete mandato, a cui ad alcuni ho risposto anche, forse tutti quanti, però essendo che queste domande sono miste tra i vari video, è probabile che qualcuno sia scappato una risposta, qualcosa che può interessare. Quindi, cominciamo da Peter Raosta che mi scriveva. Mi ringrazio per i consigli. Vorrei entrare nel mondo della GoPro con un Hero 7 Black. Ottima scelta, perché l'Hero 7 Black secondo me è quel passo successivo che GoPro ha fatto dopo la Hero 4, perché dalla 5 e la 6 io ho avuto la 5, con la 4 non c'era tanta differenza oltre alla costruzione. La 7 invece è un vero e proprio salto di qualità, quindi te la consiglio. Mi chiede, oltre allo scafandro, quale accessorietto standard mi consigli? Batterie, caricabatterie? Allora, ti dico che lo scafandro, quindi la cover per andare sott'acqua, quella te la consiglio se fai immersione. In verità te la consiglio in qualsiasi caso, ma consiglio a tutti quanti, nel caso che dovete immergere la vostra GoPro in acqua salata, di utilizzare comunque la protezione extra, anche se quella camera è impermeabile. L'acqua salata è abbastanza insidiosa. Come accessorio extra ci sono quei grandissimi kit che costano davvero poco su Amazon, nel caso ve ne linko qualcuno qui sotto in descrizione. Vanno più che bene perché sono accessori che voi, vi assicuro, che una volta comprato un pacchetto da 20 euro non utilizzerete mai tutti quanti, e comprarli originali, almeno che non siete dei professionisti, degli sportivi che davvero utilizzano la GoPro in condizioni estreme, tutta questa robustezza e rigidità degli accessori probabilmente non la consiglio. Mentre consiglio originale le batterie, perché costano poco più delle compatibili, ma sono originali. Mentre consiglio compatibile il caricabatterie, che se ne trovano di diverso tipo. Vi linko tutto questo in descrizione se non mi dimentico, così potete subito andare a cliccare e vedere. Poi mi chiede, come software per la post-produzione e per il montaggio, se va bene iMovie su Mac o se riesce ad avere anche Final Cut. Beh, allora, iMovie è un software di montaggio come tanti altri, semplificato e molto semplice. Final Cut è un ottimo software di editing. iMovie è gratuito per chi ha Mac, Final Cut invece è a pagamento. Se dovete acquistare un software, tanto vale, potete testare anche altro. Allora ti consiglio di provare DaVinci. DaVinci Resolve è gratuito. C'è poi la versione a pagamento che si chiama Studio, che però aggiunge delle funzionalità che per un amatore probabilmente non servono. Quindi ti consiglio di testare, di provare DaVinci, perché è davvero un ottimo software, gratuito tra le altre cose. Passiamo alla prossima domanda. Samuele Meta mi chiede, che scuola hai fatto, o meglio, il percorso di studi? Bene, questa è una domanda a cui ho risposto a tantissime persone nel tempo sotto i commenti. Che scuola ho fatto? Io ho fatto il liceo scientifico, mi sono diplomato e basta, ho cominciato l'università, ho cominciato la facoltà di informatica, fatto i primi 2-3 esami e poi ho abbandonato, perché avevo capito che quella non era la mia strada, non è quello che avrei voluto fare, non mi serviva per il mio futuro lavoro, quindi ho abbandonato l'università e mi sono dedicato completamente al lavoro. Poi sono del tutto autodidatta, quindi tutto quello che ho imparato sul campo, sbattendoci la testa, lavorando e facendo, quindi buttandoci il sangue dietro. L'unica cosa che ho fatto è stato un master in Maya, in Autodesk Maya nel 2009, sì, ma 10 anni fa sono passati, infatti lavoravamo su Maya 2009, e presi 2 master sia in Maya base che in Maya Special Effect, perché io già venivo dal mondo del 3D basilare con Cinema 4D, volevo imparare Maya e lì feci questi 2 master per imparare le basi di Maya, che tuttora mi porto dietro, le ricordo, anche se tuttora utilizzo Cinema 4D.
quindi sono tornato un pochino indietro. Quindi pressoché sono autodidatta. Lorenzo invece mi chiede: ma al posto della GH5, che è questa macchina qui, non ti conveniva aspettare un po' per l'Asia 1004 di Sony? Allora, io sono stato possessore felicissimo di Asia 1005 e di A7 III, quindi ho fatto il passaggio da APS-C di Sony a full frame di Sony. Poi ho tolto tutto, ho venduto tutto per prendere una GH5. Il motivo fondamentale è semplicemente che l'A7 III era una macchina, purtroppo un corpo macchina sprecato nella mia borsa. Per l'utilizzo che ne facevo, una GH5 è la macchina perfetta e comoda. In più sto rivalutando quello che è il sensore micro 4 terzi e le possibilità che ha questa tipologia di sensore. Sono varie, ne parlerò più avanti perché in un video un pochino più dettagliato, perché voglio argomentare questo concetto. E poi sostanzialmente l'ho presa per lo schermino che si ribalta, perché in questo momento io so che sono a fuoco. Quindi grazie GH5. Ah, perché non hai preso la 6400? Perché nel momento in cui andiamo a flippare lo schermino, va a coprire la slitta 8 show. Slitta 8 show dove praticamente si mette il flash normalmente. Se volessi mettere il microfono, lo schermino andrebbe a finire dietro al microfono e quindi non ha alcun senso utilizzare quel tipo di lente lì. Quindi una delle poche motivazioni, poi per il fatto che avevo appena abbandonato il Sony vendendo tutti gli obiettivi APS-C di Sony, infatti tenevo tutti gli obiettivi per full frame, avrei dovuto riacquistare tutte le lenti per APS-C di Sony, che comunque costano non poco. Andiamo al prossimo. FMX Channel mi chiede: complimenti Luca, potresti fare un video sui vari formati progressivo interlacciato 25-50 fps, visto che è una giungla. Allora, l'interlacciato, partiamo dal presupposto, il progressivo e l'interlacciato. Oggi tutte le macchine fotografiche girano esclusivamente in progressivo, come le macchine cinematografiche. L'interlacciato lo fanno le telecamere, ma neanche più le telecamere digitali, che ormai fanno tutto in progressivo. C'è la trasmissione, viene effettuata ancora in molti casi in interlacciato, ma la produzione dei contenuti è sempre in progressivo. 25 o 50, 30 o 60. Parlo di queste due varianti perché una è la variante PAL e l'altra invece è la variante NTSC, ossia la variante PAL, quella europea, NTSC, quella USA e asiatica. E sostanzialmente la variante NTSC è diventata quella del web. Quindi, se dovete produrre dei contenuti che vanno esclusivamente sul web, probabilmente oggi vi consiglierei di girare a 30 fotogrammi e non a 25. 25 o 50? Dipende sempre da quello che bisogna fare. Se volete ottenere fluidità, se per esempio state realizzando un contenuto che deve essere fruito per il web, probabilmente vi direi di girare addirittura a 60 e di montare a 60 per avere un'enorme fluidità del contenuto. Ma realmente si gira al doppio dei fotogrammi di montaggio per poter rallentare nel caso in cui serva. Infatti, se giro un video a 50 fotogrammi al secondo, però lo monto a 25, nel punto in cui mi serve fare un rallenti, rallentando io il doppio dei fotogrammi. Per questo si fa questa scelta tra il girare 25 e 50, o addirittura c'è chi gira a 100, 120. Entrare ancora di più nel dettaglio significa fare una disquisizione tecnica molto molto profonda ed diventa abbastanza pesantuccia. Freddy invece mi chiede: una domanda a proposito del file XAVCS di Sony. Posso aprirli ed editarli normalmente con Premiere? Sì, perché allora il formato XAVCS, il codec XAVCS di Sony è compatibile con i software Adobe da 6 anni, 7 anni. Premiere è stato uno dei primi a renderlo compatibile, anche perché secondo me è una delle compressioni migliori che si possa avere, ma è una delle più belle compressioni che ci siano, perché è un buon compromesso tra qualità e dettaglio. Sì, è compatibile con Premiere Pro 2017, ma è compatibile già dalla versione CC originale, quella del 2014. Passiamo a Daniele che mi chiede: A6003 o A7 III? Mi interessa solo lato foto. Beh, allora se ti interessa lato foto ti fermo subito, perché c'è un'altra domanda. Se considero l'A6003 professionale per lavori futuri. Se per lato foto, A7 III. E qui c'è la differenza tra full frame e APS-C. Dipende anche dal tipo di fotografia che vuoi fare. Ma fondamentalmente, se sei un fotografo e vuoi fare il fotografo, A7 III, a prescindere, perché è una macchina con full frame.
puoi sfruttare quello che è il sensore full frame. È tutto un altro discorso, un sensore più grande, minor profondità di campo, si possono fare molte più cose, quindi subito ti consiglio la 7.3. Nel caso in cui tu voglia prendere una 6.3, certo, si può utilizzare anche per lavori professionali, perché c'è chi la utilizza in lavori professionali. Io ho utilizzato per lavori professionali la 6.5. Sostanzialmente sono la stessa camera, soltanto che cambiano, c'è cioè qualcosina che cambia, ma sono sostanzialmente la stessa camera. Miriam invece mi chiede, questa è una domanda un pochino più lunghetta, lei pensa di acquistare una M50, ma in molti la escludono considerando altre macchine migliori come la 6000, la 6003, la XT20. Quindi Miriam è un pochino bloccata nella sua scelta, ma ha questo range di prezzo tra i 5 e i 550. Allora, Miriam, io ti consiglio, prima di tutto di capire qual è a cosa ti serve. Le dice che mi ama la fotografia, ma ti consiglio allora, se vuoi fare solo fotografie, non hai bisogno di uno schermo libartabile, XT20, perché Fuji ha davvero rivoluzionato un pochino il mondo della fotografia con le sue mirrorless, che sono davvero davvero molto molto interessanti. Quindi con Fuji probabilmente, non so se con XT20 riesci a tirar fuori con 500 euro un kit di base. Penso di sì, perché adesso è uscita la XT3, uscirà la XT30, quindi penso probabilmente di sì. Ma ti consiglio anche la M50, perché quella l'ho provata e ti dico che è una gran bella macchina e non costa tantissimo. Allora, c'è invece Matt Got Juice che mi chiede: ho bisogno di un tuo aiuto, registro in 4K 60 fotogrammi al secondo. Successivamente cerco di aprire il programma sia con PC che con GoPro App, ma non me le fa aprire. Allora, questo commento l'ho preso da sotto al video della GoPro. Allora, quando GoPro, l'Hero 6 e l'Hero 7 registrano in 60 fotogrammi al secondo, non registrano più in H.264, ma in H.265. L'H.265 è un formato non ancora ottimizzato da tutte le piattaforme. Infatti, per poterlo visualizzare, devi avere un player che legge l'H.265. Prova ad utilizzare VLC. Il problema è che l'H265 è molto pesante come codifica, quindi devi avere un buon computer sotto per poterlo leggere. 2. Il cellulare non lo legge, probabilmente il tuo cellulare non è abbastanza potente e non riesce a decodificare quel tipo di file, anche con la GoPro App, perché è molto ma molto pesante. No, se non sbaglio, la GoPro App non lo mette proprio in play l'H265, quindi devi scaricarti per forza il file sul computer. Prova a importarlo direttamente in un programma di montaggio e vedi se riesci a vederlo. Palmoggi mi chiede, sotto il video in cui parlavo del mio nuovo computer, al quale ho dato un nome, e questo nome è Anton, chiedi aiuto dicendo: qualcuno mi dica Anton da dove viene, perché si sta scervellando. Allora, Anton è un riferimento ad una serie televisiva che io amo particolarmente, che è Silicon Valley, dove c'è uno dei personaggi che costruisce un enorme server nel garage di casa, e gli dà un nome, e quel nome è Anton. Quindi il riferimento viene da quella serie televisiva lì, che vi consiglio di vedere perché è davvero molto simpatica. C'è Anon Design che mi chiede: che microfono usi? Allora, io utilizzo più microfoni. Qui per esempio sto utilizzando un Rode Video Micro. Sì, un Rode Video Micro. Poi, nel set dove registro gli altri video, ho un Rode Video Mic Pro collegato ad uno Zoom H1N, che utilizzo a volte anche come microfono, e poi ho un Rode NTS USB collegato al computer. Quindi questi sono tutti i miei microfoni. E poi ho addirittura anche un lavaliere che va attaccato vicino allo smartphone, sempre di Rode. Rode Lavalier. Comunque vi linko tutti quanti qui sotto, così siete sicuri di non perderveli. Mentre c'è Siri, perché Siri mi fa le domande su YouTube. Luca, perché per l'archiviazione non usi SSD? Beh, allora, sostanzialmente per una questione di costo, perché gli SSD purtroppo oggi costano davvero tanto. Allora, se le devo utilizzare per lavorare, sì, ho SSD per lavorare, infatti ho i progetti sopra, i file sopra, e li utilizzo e faccio cambio e scambio. Ma per l'archiviazione, dove devo comprare un bene che comunque al giga mi costa tantissimo in più rispetto a un hard disk magnetico, preferisco comprare due hard disk magnetici, fare doppia copia e tenere doppia copia su hard disk magnetici chiusi in un mobile, quindi fermi. Mentre gli SSD purtroppo per ora mi costerebbero, fare l'archiviazione in SSD mi costerebbe tanto. Per farvi capire una proporzione,
se io devo archiviare 4 tera, io devo acquistare due hard disk da 4 tera per fare doppia copia e mi costerebbe 200 euro su per giù. Se invece voglio prendere due hard disk da 4 tera in SSD, mi costerebbe 2000 euro. Quindi ecco che la proporzione purtroppo non è delle migliori. Insomma, siamo arrivati alla fine anche di questo video. Spero che vi sia piaciuta questa nuova rubrica dove vi rispondo alle vostre domande. Quindi se ne avete, scrivetemele qui sotto nei commenti. Non dimenticate di iscrivervi al canale per i prossimi futuri video. Cos'altro dirvi? Noi ci vediamo prossimamente con un nuovo video.